Pronto Mondo? Missione Misericordia, a cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Canton. Cari amici della missione, benvenuti ad una nuova puntata di Pronto Mondo, Missione Misericordia. Come già capitato in passato, oggi chi ascolteremo non è un consacrato, non è insomma un prete, un religioso, una suora, un laico che ha espresso dei voti particolari di povertà, di castità e di obbedienza, ma dei laici, e dei laici in modo particolare che hanno fatto sì un voto che molti di voi, cari ascoltatori, avete pronunciato magari con un abito bianco o un abito nero di fronte ad un altare il giorno del vostro matrimonio. I missionari che oggi ascolteremo infatti sono Chiara Bolzonella e Mauro Marangoni, una giovane coppia di Villa Guattera che per ben 3 anni, dal gennaio 2011 al novembre 2013, hanno svolto la funzione di missionari Fidei Donum della Chiesa di Padova in Kenya, a Nyahururu per il St. Martin, esattamente come gli altri Fidei Donum avevano ricevuto un mandato e, proprio come i Fidei Donum, per un tempo si sono davvero concessi per il dono ad un'altra chiesa per l'annuncio. In questo periodo Chiara e Mauro hanno lasciato le loro professioni e si sono buttati anima e corpo per il St. Martin, questa realtà creata dai sacerdoti della Chiesa di Padova che in Kenya sostiene i disabili e i malati psichici. Mauro e Chiara hanno però un'altra particolarità, perché non sono partiti da soli. Con loro infatti c'erano Josué, che aveva 3 anni all'epoca della partenza, e Pietro, poco meno di 1 anno e mezzo. E quando sono tornati nel novembre del 2013 erano in 3: Teresa, nata nel novembre del 2011, e Martino, in pancia della mamma, che sarebbe nato da lì a 3 mesi. Essere missionari con i bambini non è una cosa facile, ma allo stesso tempo è anche una ricchezza che può permettere alle persone di mescolarsi ancora di più nell'intimità con un popolo, condividendo anche quelle gioie così semplici, elementari, ma assolutamente incomparabili, quali la nascita di un figlio. Tra pochi minuti saremo in collegamento con Mauro e Chiara, ma prima vogliamo approfondire pochi istanti che cosa significa per la Chiesa di Padova formare dei laici per la missione. Pronto Mondo? I primi laici in missione la Chiesa di Padova li ha inviati in Ecuador nel 1990, un segno di rinnovamento e di svolta per ricordare che tutti, e non solo i religiosi, devono e possono essere coinvolti nell'impresa dell'annuncio. Nel 2002 il Centro Missionario della Diocesi di Padova ha delineato il progetto laici a servizio della comunione e cooperazione tra chiese, nell'anno in cui anche la Conferenza Episcopale Italiana ha voluto riconoscere questa figura di missionario laico, inviato con una convenzione triennale uguale a quella prevista per i sacerdoti Fidei Donum, firmata dal Vescovo della Diocesi che invia e dal Vescovo della Diocesi che accoglie. Il cristiano laico in missione condivide con tutti gli altri soggetti pastorali il progetto di una chiesa particolare e vi partecipa con il suo specifico carisma, che lo può portare a partecipare alle attività di evangelizzazione e liturgia da laico, ma in particolare ad operare in modo preminente nell'ambito della promozione umana, secondo le esigenze e il progetto pastorale della comunità stessa. I laici cristiani possono essere un ponte particolare per sperimentare la reciprocità e lo scambio di doni tra le chiese. L'esperienza trova nel rientro, come nella partenza, una tappa fondamentale, importante e qualificante del progetto. Il ritorno è momento privilegiato attraverso il quale rendere effettivo e concreto lo scambio e la condivisione di doni tra comunità cristiane geograficamente lontane. Il laico cristiano sa di essere ospite in casa altrui, presso popoli che hanno una loro cultura, vita sociale e rapporto con Dio, che è necessario conoscere e rispettare. Per questo si impegna a vivere da testimone del Vangelo della carità, intessendo relazioni con estrema discrezione, umiltà, attenzione all'altro, secondo uno stile di amicizia, ascolto e dialogo. In Kenya, dopo gli invii di Laura Di Lenna, Claudia Guglielmi, Luca Patron, Raffaella Ruzza e per l'appunto
Mauro Marangoni, Chiara Bolzonella e i loro figli, adesso dal 6 novembre 2014 e per un altro anno ancora, si trovano a Nyahururu, Fabio e Ilaria Fanton, con i figli Tommaso ed Edoardo, anche loro per il St. Martin. Pronto Mondo? Missione Misericordia. Amici di Pronto Mondo, Missione Misericordia, oggi siamo in collegamento con Villa Guattera a Rubano con Mauro Marangoni e Chiara Bolzonella, una coppia di sposi che è stata in Kenya per 3 anni in missione e da 2 anni ha fatto ritorno a Padova. Grazie Mauro, grazie Chiara. Ciao a tutti. Ciao, grazie a voi. Mauro, Chiara, una coppia di sposi così giovane con dei bambini piccoli, siete partiti che avevate 2 bambini e ne siete tornati con 4. Una scelta del genere che radici ha? So che avete una formazione nell'Azione Cattolica, negli scout, ma cos'è che vi ha fatto scoppiare quella molla per cui, ok, partiamo per la missione? La scelta di partire è una scelta intanto che non sboccia un giorno dal nulla, di sicuro. È una scelta che arriva dalla storia di ciascuno. Le nostre storie, che sono state storie dentro i percorsi della Chiesa di Padova, abbiamo scoperto insieme che c'era una possibilità che offriva la Chiesa, che era quella dell'esperienza missionaria. E da lì, come un semino, questa cosa è entrata dentro di noi. Prima come una curiosità, poi l'abbiamo cercata di approfondire meglio, di entrare dentro questa chiamata, perché da piccola curiosità poi è diventata una chiamata per la nostra vita. E alla domanda del perché siamo imbarcati in un'esperienza di questo genere, probabilmente la risposta era perché no, nel senso che più il Signore ci metteva dentro il desiderio e meno trovavamo motivi per non farlo. E quindi questo per noi è stato un po' una conferma che era una chiamata valida e una proposta valida per la nostra vita. Chiara, avete fatto 3 anni di formazione con il percorso Laici per la Missione. Com'è stato questo cammino? Sì, allora, il cammino, anche lì la cosa bella è stata che quando abbiamo scoperto che la diocesi di Padova proprio offriva un cammino specifico per chi aveva appunto questo desiderio di verificare, ecco, un desiderio di partire per la missione, e ancora di più l'entusiasmo ci ha preso. Infatti abbiamo scoperto che appunto c'era questo cammino di 2 anni che era il famoso biennio Laici, che adesso non c'è più perché ci sono altri cammini, e quindi abbiamo iniziato ed è stato bello ogni volta più di quella precedente continuare ad avere questo desiderio e questo conferma sulla missione, ecco, una conferma che appunto era il perché no che diceva Mauro, cioè ogni volta che avevamo un incontro così non ci si ponevano dei dubbi ma sempre delle conferme, ecco. Dopo questi 2 anni di cammino noi abbiamo anche approfondito con un discernimento proprio più di coppia, nel senso che l'abbiamo fatto proprio io e Mauro con una psicologa e con un prete, abbiamo fatto un altro anno, quindi dopo 3 anni, ecco, di cammino siamo partiti per il Kenya. Il fatto di avere 2 bambini, all'epoca avevamo Giosuè che aveva 3 anni e Pietro che aveva 1 anno, non era un ostacolo, ma lo vedevamo come una risorsa, la risorsa di essere una famiglia, di essere insieme, e che c'era una strada per noi che ci avrebbe arricchito nella mondialità, arricchito per aprirci di più a un mondo più grande e quindi a scoprire di più quello che poteva essere anche il nostro essere famiglia. Gli amici che cosa dicevano di quest'idea che vi stava arrivando in testa? Un'amica in particolare, che anche lei è stata in missione, mi ricordo che prima di partire lei chiedeva ai suoi amici che cosa ne pensavano di questa cosa, di partire per la missione. Cioè lei chiedeva, ma a te è mai venuto in mente di andare in missione? Ma a te? Nessuno le diceva di sì, no? E lei continuava a dire, no, ma perché io ce l'ho sempre avuto in mente questa cosa? Allora un giorno, così parlando insieme, mi ha confidato proprio questo. Questo desiderio è come un semino che ci ha messo il Signore. Come a qualcuno ha messo un carisma,
carisma, quello per esempio della catechesi piuttosto che altro, a noi ha messo questo, no, della missione, e quindi non seguirlo sarebbe come dire non seguire una chiamata, ecco, particolare che il Signore ti fa in un momento. Però ecco, sì, non tutti gli amici cioè lei è andata in missione, per cui era facile anche condividere un certo dei sentimenti, dei pensieri così. Non tutti, insomma, hanno capito, però direi che è stata una bella avventura, ecco, anche da chi è rimasto a casa. Penso ai nostri genitori, che comunque, io sono figlia unica, per esempio, hanno fatto tutti il tifo e anche ci hanno sostenuto in tutto il periodo in cui siamo stati via. Come ci si sente ad essere famiglia in missione? Ci si sente missionari in modo diverso? Sicuramente essere famiglia è una diversità rispetto al classico missionario, sacerdote o consacrato. La famiglia ha sicuramente dei limiti che sono imposti dai ritmi familiari, ma ha delle grandi risorse, ha una grande ricchezza, che è quella di riuscire di poter stare con la gente. E quindi se leggiamo la missione alla luce uno scambio tra chiese, come è l'esperienza Fidei Donum, e quindi uno scambio che vuol dire un donare ma anche un ricevere, che presuppone quindi uno stare insieme, ecco che la famiglia ha questo dono di entrare in relazione in maniera molto, molto diretta, molto più facile, con altre famiglie, con altre storie, con altre realtà. Il fatto di avere i bambini che quindi frequentavano la scuola, che quindi avevano una vita sociale molto più ordinaria, se vogliamo, ha facilitato molto per noi uno scambio in questo senso, un vivere nella società, e quindi non tanto una missione, se vogliamo, pastorale oppure sacramentale, come può essere quella che viene vissuta dai sacerdoti, ma più una missione del quotidiano, una missione dello stare, una missione del condividere, che sicuramente arricchisce e dona anche uno spirito nuovo alla missione, in ottica anche appunto di questa missione Fidei Donum, dove si va e si torna, e credo sia molto bello e molto importante avere sacerdoti che sono stati in missione e che tornano, ma anche appunto avere famiglie che sono state, si sono mischiate per quello che è stato possibile e che adesso sono tornate o che torneranno e si mischieranno qui nella società, proprio con questa ottica nuova, quella dello stare. Poi concretamente per noi c'è stato anche l'evento della nascita di Teresa, che è stata una grande opportunità, perché la nostra terzogenita è nata a Nairobi a novembre del 2011, ed è stato incredibile come la gente di lì ci ha adottato in questa nascita. Cioè Teresa non era solo nostra, ma era anche loro, quindi un po' anche noi diventavamo loro. Grazie, noi ci fermiamo pochi istanti, torniamo tra poco per continuare la vostra storia in Kenya. Pronto mondo? Missione Misericordia, a cura del centro missionario della diocesi di Padova. Di nuovo, cari amici di Pronto Mondo Missione Misericordia, in collegamento con Chiara Bolzonella e Mauro Marangoni, una coppia di Villa Guatra con una bella storia da raccontare. Questa coppia, con ben 4 figli, dal 2011 al 2013 è stata in missione in Kenya. Grazie davvero. Prego, prego. Perché proprio il Kenya? Tra le varie missioni della diocesi di Padova, la scelta è ricaduta sul Kenya e sull'opera del San Martin. Per quale motivo? Allora, Mauro aveva fatto un viaggio 10 anni prima e questo c'era rimasto nel cuore a tutti e due. Eravamo già fidanzati al tempo. Così siamo partiti per il Kenya, appunto, da San Martin, che è una realtà fondata da preti Fidei Donum della diocesi di Padova, ed è una realtà che si occupa di sociale. Ecco, ci sono diversi progetti, dalla disabilità ai ragazzi di strada, lavorano molto sulla non violenza, sui diritti umani, poi si lavora anche con gli abusi, l'alcolismo. Gli ambiti sono vari, ma noi poi in particolare, quando siamo arrivati lì, ci siamo messi a fare quello che sapevamo fare,
ecco. Mauro, avendo sempre lavorato in ambito amministrativo, anche lì ha dato il suo apporto in quell'ambito, cioè lavorava proprio nell'ambito amministrativo di questa organizzazione. Io invece lavoravo nelle pubbliche relazioni, insieme ad altri colleghi ci occupavamo soprattutto delle migliaia di visitatori che venivano ogni anno a visitare appunto questa realtà, che in Africa è veramente particolare, perché se pensi che ci sono più di 1500 volontari locali, più di 100 dipendenti locali che lavorano lì proprio a livello di rete, è veramente una realtà particolare, per cui da tutto il mondo c'erano visitatori e quindi dovevamo accoglierli, spiegargli i progetti, portarli in giro, fargli vedere la realtà, e poi ci occupavamo anche delle pubblicazioni, ecco. Tra le tante storie, tra i tanti incontri che avete fatto, qual è quello che vi è rimasto più vicino al cuore? Davvero le storie che abbiamo incontrato, volti, le persone, ne sono davvero tante. Se penso a una storia che mi lega in maniera particolare, sicuramente mi viene in mente Lucy. Lucy era una signora, veniva a lavorare a casa nostra, ci dava una mano con le faccende di casa, con i bambini, soprattutto quando noi eravamo impegnati al lavoro. Lucy è una signora che vive a Maina, che è una baraccopoli nei dintorni di Nauru. Ha 6 figli, è stata abbandonata dal marito ed è malata di AIDS. Quindi diciamo che quanto a sfortuni o comunque a cose complicate nella vita non è seconda a nessuno. E Lucy tutte le mattine si faceva mezz'ora di strada per venire a piedi fino a casa nostra, appunto per prestare servizio. È successo un periodo che uno dei suoi figli era finito in carcere, per cui Lucy, oltre a fare la mezz'ora di strada per venire a casa nostra, allungava il giro e passava in carcere a portare qualcosa da mangiare al suo figlio, perché il carcere, nelle condizioni dei carceri del Kenya, non gli passava nulla. E quindi ci arrivava dopo circa un'ora e mezza, già che era in giro per le strade, arrivava a casa nostra appunto per il lavoro. Non era facile per noi, per me, giovani missionari, avere in casa Lucy con una sofferenza così grande, e quindi un po' da bravo missionario cercavo le parole per consolarla, ma per quanto cercassi queste parole di consolazione, vedevo che la Lucy in qualche modo mi guardava e vedeva il mio imbarazzo davanti a questa situazione. Allora ci ha provato e ci è riuscita lei a togliermi dall'imbarazzo, e mi ha detto questa frase che davvero non scorderò mai. E mi ha detto: Mauro, ma di cosa ti preoccupi? Il Signore si è sempre preso cura di me, di noi, dei miei figli. Vuoi che non lo faccia anche questa volta? Con questa semplicità che è un po' la caratteristica della Lucy, la caratteristica dei poveri, delle persone semplici, ho ricevuto un insegnamento davvero che mi porta dentro il cuore e che racconta anche una spiritualità che ci ha insegnato il Kenya, che ci ha insegnato l'Africa, di essere tutti figli di un Dio che vuole il nostro bene, che ci vuole bene, e un Dio misericordioso, diremmo adesso con l'anno della misericordia. E questo è davvero un insegnamento grande che la missione ci ha dato, quello di non avere paura, di affidarci e di fidarci di un Dio che vuole solo e sempre il nostro bene. E questo la Lucy ce l'ha regalato in maniera molto chiara. Com'è stato il rientro dopo 3 anni per voi e per i vostri figli? Il rientro, come tutti i rientri, è ricco di entusiasmo per l'esperienza, per l'opportunità ricevuta. Dall'altra si scontra e si incontra con la realtà di una famiglia numerosa in Italia, con i suoi limiti e le sue fatiche. Il dono che ci ha dato la missione è quello di starci bene, a nostro agio, dentro il nostro essere famiglia, il nostro vivere le relazioni, il nostro raccontare la nostra esperienza, che è un'esperienza di fatica ma di grande gioia, e di viverla proprio nella quotidianità del rapporto con le altre famiglie, con le altre persone, in tutti i contesti, quindi puramente quello parrocchiale, che oggi ci vede impegnati con la nuova edizione cristiana, ma se pensiamo anche nei contesti più laici, quelli delle scuola, quelli delle relazioni appunto interpersonali che abbiamo qua intorno. Credo che la missione ci aiuti a un po' come Grimaldello a entrare dentro le
storie degli altri e entrare dentro le relazioni assieme agli altri. Il rientro di una famiglia non è sempre facile. Quando siamo rientrati la situazione lavorativa non era per niente chiara, però proprio questa forza che abbiamo ricevuto dall'esperienza, dalle persone anche del Kenya che ci hanno insegnato davvero a non avere mai timore della realtà, mai timore di quello che è il domani, ci hanno permesso anche di affrontare le fatiche anche un po' contingenti che sono state quelle del rientro. In questo essere famiglia, una famiglia anche normale se si vuole, che vive anche in modo semplice, in modo sobrio, si è un po' una restituzione, in qualche modo si riesce a essere una restituzione di uno spirito missionario. Chiara? Allora ti dico, il rientro è un'avventura, come la partenza, solo che quando parti hai l'entusiasmo del mistero, no? Di quello che non sai cosa trovi davvero, magari c'hai delle idee, delle aspettative, però c'è tanto entusiasmo, tantissimo, ed è bellissimo. Il rientro invece, come dire, è misterioso da un altro lato, perché pensi di sapere quello che c'è dall'altra parte. Invece la cosa bella che stiamo vivendo tuttora è la sfida che ha in sé il rientro, ed è proprio quella sfida di cui parlava Mauro prima, cioè del fatto che il Signore ti ha fatto un dono grande, che è stata l'esperienza missionaria, che è veramente un dono enorme a livello personale, a livello di coppia, a livello di famiglia, a livello di comunità, come abbiamo vissuto anche le comunità e le nostre comunità che ci hanno accompagnato, che ci hanno seguito da lontano, da vicino, in Kenya, in Italia. E il rientro porta tutto questo insieme, e ogni giorno nella realtà in cui ognuno poi si inserisce, e noi siamo inseriti, hai occasione di tirare fuori un pezzo dell'esperienza che hai vissuto e ritradurlo. Ecco, non è facile, però è veramente entusiasmante. Grazie di cuore Chiara, grazie di cuore Mauro per questa bella esperienza e per il dono che siete stati e che continuate ad essere per la Chiesa di Padova. Prego, e grazie a voi. Grazie a te davvero, grazie. L'appuntamento con noi, cari ascoltatori, è alla settimana prossima. Pronto mondo? Missione Misericordia. A cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova.